Buongiorno, cominciamo questa domenica purtroppo con veramente bruttissima, non tanto per il tempo meteorologico, ma purtroppo per quello che è successo ieri sera in Vialga, la famigerata Vialga. E niente, una signora che purtroppo risiede in quella via famigerata, che da anni, anzi, ha sempre chiesto di che venissero allontanati gli elementi violenti dal condominio, quello comunale, quello che è il civico 16. Era con un amico, un signore, un certo Paolo Marangon, un signore di 67 anni, una persona assolutamente in salute. Dovevano passare una serata tranquilla, uscire un attimo, mangiare una pizza. Questa signora è un'operatrice scolastica. E praticamente uscendo di casa c'erano due individui, fra questi il famigerato Andrea Morana, di cui abbiamo tantissime volte pubblicato le sue azioni. E niente, questa persona, questo signor Paolo Mango, uscendo ha urtato, ha toccato questo ragazzo. Questo ha cominciato a inveire, a essere aggressivo. La signora ha detto: dai, smettetela, eh? E questo, non scontento, ha rincorso quest'uomo, l'ho colpito, è caduto a testa indietro e praticamente ha battuto la testa sulla nuca. La signora mi ha raccontato tutto prima, ha battuto la testa, ha sentito subito un crack, qualcosa che si rompeva, ha cercato di soccorrere, c'è stato il sangue. Questa signora mi ha detto che non ha capito più nulla, ha chiamato solo i soccorsi, mentre che cercava, gli stava praticando il massaggio cardiaco a questo poveretto. C'era questo Andrea Morana che continuava a inveire, continuava diciamo, a accanirsi contro, minacciandola anche. È arrivata l'ambulanza, sono andato in ospedale. In ospedale hanno fatto gli accertamenti. Purtroppo questo signore ha avuto lo schiacciamento della nuca praticamente, quindi una frattura. Adesso l'è stato portato a Mestre, è in condizioni gravissime. All'ospedale di Mestre gli hanno detto che è praticamente spacciato e che praticamente attività cerebrale zero e che fra qualche giorno c'è una procedura, staccheranno la macchina, è praticamente morto. Da qui che sappiamo, la notizia che sappiamo la sappiamo direttamente da questa signora che ci ha chiamato stamattina. È intervenuta la polizia, è andata lì al pronto soccorso a Chioggia e poi è stata contattata dai carabinieri, e questo personaggio adesso è sicuramente in stato di fermo. È una di via Alga, è una situazione che da anni si porta avanti. Tutte le amministrazioni che si sono susseguite, ma io non voglio dare responsabilità perché anche i funzionari sono legati da leggi troppo permissive, troppo garantiste, questa è la verità. Via Alga è anni, l'abbiamo detto tantissime volte, che è diventata praticamente una via malfamata, e questo, oltre adesso questa prima morte, perché questa qua, da qui che ci dice, è morto praticamente questo signore, ha dei figli, ma non a Chioggia. La signora Daniela ha cercato anche di contattarli, ma non aveva il numero, ma non è riuscita a contattarli, probabilmente forse era ora tardi perché il fatto è successo alle 8:30 della sera, però dopo che è arrivata in ospedale, che l'hanno portato a Mestre, lei è andata fino a Mestre, è una cosa veramente terribile. Questo è quanto sappiamo al momento. Non possiamo altro che esprimere veramente un grande dispiacere, soprattutto per Daniela, perché ha assistito a tutta questa scena, una vicenda terribile. È una signora sensibile che ha un trauma in questo momento, ha un trauma fortissimo. Mi ha chiamato proprio per chiedermi espressamente: dai la notizia, perché la gente deve sapere quanto delinquente è questo Andrea Morana. Ma purtroppo questa situazione a Chioggia, ci sono tante persone, non ho ancora dato il nome di quello che mi ha aggredito l'altro giorno, semplicemente perché voglio formalizzare la denuncia, la devo scrivere bene, non ho avuto il tempo. Purtroppo il problema è, abbiamo una situazione di persone che, oltre a essere drogati, oltre a spacciare, sono anche cattivi, perché ci sono persone che spacciano, persone che purtroppo sono tossicodipendenti, però fanno la loro vita e cercano di non dare fastidio a nessuno. Questi, oltre a essere dei malviventi, anche compiono tutta una serie di cose. Mi dispiace dirlo, ma voglio dire, Marco Penzo, quell'altro di quella famiglia, che l'amministrazione
gli ha dato la casa della famiglia, vista sulla laguna. Questi proprio ne combinano di tutti i colori, ovviamente non, non sto, non, non, picchiano, picchiano, picchiano. Questa è la quell'altro che non si sa come mai ancora in circolazione, quel Marco Penso, ho detto Marchetto Penso, tempo fa ha picchiato un altro anziano, gli ha rotto una costola ed è tranquillamente che gira, che fa quello che vuole. Questa è la situazione che abbiamo, non si capisce perché sta gente non la mettono in galera. Adesso abbiamo il morto perché praticamente questa persona mi dice, Daniela è una persona, non è una donnetta, è una donna forte sotto un certo punto di vista, adesso è distrutta, è distrutta, è distrutta, ha avuto la forza di chiamarci. Ecco, mi dispiace fare questi interventi in questo momento, però veramente è veramente un grandissimo dispiacere perché conosco questa persona e in questo momento, guarda, mi diceva che questo signore era sanissimo, non aveva nessun problema e ha chiesto anche, ha detto anche però la richiesta deve essere poi formalizzata dai familiari, lei non è un familiare. È un'amica che gli voleva bene e ha chiesto appunto di dare gli organi perché almeno quello, perché la persona mi dice era sanissima, non aveva nessun problema di salute. Per il momento è tutto, mi dispiace darvi questa brutta notizia, mi dispiace proprio cominciare questo periodo quasi siamo quasi a Natale e avere questa notizia della nostra città, veramente dispiace veramente tantissimo.